Salve a tutti ragazzi, in questa giornata afosa con 50 gradi all'ombra ho deciso di dare un volto al canale e di parlarvi un po' della legione straniera e come entrarci. Innanzitutto mi presento, sono Filippo, un ex militare e ho prestato per alcuni anni servizio nella legione straniera francese sotto lo pseudonimo di Aldo Detri, ma magari questa è un'altra storia e ve ne parlerò in un altro video. Ma veniamo al sodo, il motivo per cui avete cliccato questo video. La legione straniera è come entrarci, molti ne parlano, pochi ne sanno. Effettivamente io oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza personale senza troppi giri di parole e senza stronzate, detto francamente. Una domanda molto frequente che mi fate è come contattare l'ufficio di reclutamento appunto della legione, quindi io vi lascio per questo il link in descrizione in italiano in modo tale che voi non facciate domande sui vari social della legione. Quali sono i centri di selezione in Francia? Ci sono 8 centri di reclutamento e 2 centri di preselezione, sostanzialmente qual è la differenza? Nei centri di reclutamento verrete una volta compilate le scartoffie inviate in un centro di preselezione. Quindi i centri di reclutamento sono, ho qua la lista, Tolosa, Perpignan, Nizza, Lione, Bordeaux, Strasburgo, Nantes e Lille. Io personalmente vi consiglio di andare direttamente in un centro di preselezione per evitare perdite di tempo, ma comunque sta a voi. Invece i centri di preselezione sono Aubagne, appunto, e Parigi Fornajon. La seconda domanda più frequente che mi fate è cosa portare con voi durante il viaggio. Allora, la più essenziale è la carta d'identità, un telefono che non utilizzate o comunque che avete da buttare, una SIM come il telefono che non utilizzate o una SIM nuova, visto che è considerato che vi verrà distrutta, dei soldi per vivere 3-4 giorni e un ricambio per 3-4 giorni. A sua volta, cosa non portare? L'errore più banale che si potrebbe fare è portare il passaporto, visto che non avrete bisogno per entrare in Francia, considerata che è un paese dell'Unione Europea. Molti soldi, non avrete bisogno neanche di quelli, e la carta di credito, soprattutto, visto che anche quella vi verrà distrutta. Un consiglio spassionato per tutti i fidanzati o i ragazzi attaccati alla famiglia è di cominciare a pensare che una volta entrati nel centro non avrete più un contatto diretto con i vostri familiari al di fuori del centro, perché semplicemente perché il telefono vi verrà sequestrato e la SIM appunto vi verrà distrutta. Quindi prima di entrare nel centro, un altro consiglio che vi do è chiamare la vostra famiglia e dirgli che state bene e che per un periodo di tempo può darsi che non li potete chiamare. Terza domanda che mi fate più frequentemente è i test fisici. Allora, i test fisici sono molto semplici, verranno svolti 2 volte. La prima volta quando arriverete appunto al centro di reclutamento, dove vi verrà chiesto semplicemente di fare 3 trazioni o dipende dal caporalchef che vi troverete di fronte a 5. Vi sembrerà una stronzata, ma vi assicuro che non lo è, in quanto ho visto molti ragazzi non riuscire neanche a entrare nel centro di reclutamento per questo esercizio che sembra molto semplice. Quindi prestate molta attenzione al corretto svolgimento dell'esercizio e soprattutto non vi lamentate o cominciate a piangere nel caso in cui vi dicano che non è corretto. E se non passerete l'esercizio, comunque avrete l'anno successivo per riprovarci o comunque prepararvi a livello fisico. Una volta entrati vi sarà chiesto di fare altri 2 esercizi nel giro di 2 giorni. Il primo ancora delle trazioni, il massimo che potete fare, e il secondo invece è il test Luc Léger. Di cosa si tratta? Si tratta semplicemente di un test di corsa in cui sarà scandita la velocità della vostra corsa da un fischio. In caso non arriviate in fondo al vostro corridoio, qualora venga eseguito questo fischio, il vostro tempo verrà stoppato e verrà preso appunto il vostro risultato. Un altro dei test che svolgerete all'interno della struttura durante la vostra permanenza sarà il test psicoattitudinale. Di cosa si tratta? Semplicemente si tratta di test di logica. Quindi vi prego, vi scongiuro, non chiedetemi nei commenti come devono essere eseguiti o dei consigli. Ora arriviamo un po' a un argomento che suscita molte volte fantasie o leggende, e cioè la polizia, la segreta, la Gestapo, che appunto prende il nome dalla polizia segreta nazista della Seconda Guerra Mondiale, della Germania nazista. Ho sentito troppe volte fantasie e leggende su questo controllo. Semplicemente si tratta di un organismo che guarderà se avete precedenti giudiziari. Quindi
importantissimo, non mentite e non dite cazzate. E cercheranno molte volte di attaccare i vostri familiari o delle situazioni vostre personali, quindi importantissimo, non cedete e non reagite. Se passerete tutti questi iter che vi ho descritto, passerete a Rouge. Cosa vuol dire essere Rouge? Farete un giuramento davanti a un maggiore o un adjutant chef o un capitano, dipende chi ci sarà lì, e sarete tra virgolette ufficialmente degli engagés volontaires. Alla fine andrete nel museo della legione davanti in questa sala d'onore e vi verrà dato il vostro contratto di ingaggiamento tra virgolette, e da lì a poco sarete pronti a partire a Castel con un pullman che vi porterà nel sud della Francia. Spero che il video vi sia stato utile e se avete domande, qualsiasi cosa, scrivete appunto sotto nei commenti, non fatevi problemi, io sono qui per voi. Alla prossima!